Quanto questi temi sono cari al Movimento 5 Stelle? Lo sono in questa legislatura, lo sono dalla legislatura passata, sono temi che il Movimento 5 Stelle porta avanti in Regione ormai da 4 anni e che adesso effettivamente si sono potuti realizzare in parte. Quindi è vero, alcuni emendamenti sono stati accolti e di questo rendiamo merito alla maggioranza, quindi al relatore di maggioranza, il consigliere Mumolo, all'assessore Mezzetti, per aver portato avanti con tempi forse lunghi, con tempi forse dilatati, forse anche in preda all'urgenza degli eventi. È stata ricordata prima l'inchiesta Emilia, che ancora adesso fa parlare di sé tanto, no? Nella mia provincia, ad esempio, di Modena, ed è in questi giorni molto forte il dibattito rispetto al comune di Finale Emilia, come sapete, in cui il prefetto ordina un'inchiesta che dura almeno 3 mesi per cercare di far luce una volta per tutte sulle eventuali infiltrazioni o collusioni di stampo criminoso, di stampo mafioso, che possono aver approfittato del periodo delicato del post-sisma, quindi della ricostruzione, come sapete ancora lentamente in corso, per radicarsi sempre di più in un tessuto diversamente che ci sembrava sano. Ed è un segnale comunque positivo che nel dibattito che in provincia di Modena tiene banco sui giornali in questo periodo l'assessore Mezzetti sia intervenuto proprio oggi, direi, dicendo che è vero, no? Non si può certamente tenere lontano il prefetto, tenere lontane le inchieste dai comuni, non importa di che colore siano. Quindi con piacere ho letto sui giornali di oggi che, nonostante le parole infelici, mal pensate, forse mal interpretate, per quanto racchiuse tra virgolettati, del sindaco Ferioli di Finale Emilia, che diceva venite pure ma cercate di non rallentare la ricostruzione, e in questo era difeso anche da un senatore del PD, l'assessore invece è intervenuto dicendo io li avrei mandati anche prima, e trovo che questo, insomma, almeno si dia merito alle parole. Delle volte è così difficile, no? I fatti non ne parliamo, ma anche far uscire le parole nette non interpretabili, che ecco, perlomeno che qualcuno le abbia portate nel dibattito, e qualcuno che ha la maggioranza di governo di questa regione. Allora, ritorno però anche su un altro punto a cui teniamo particolarmente, perché è vero, è stata ricordata prima dal consigliere Foti la commissione speciale d'inchiesta sul crimine, quindi sulla mafia, che avevamo proposto già diversi mesi fa e che poi è stata bocciata per motivazioni che ancora non ci sono molto chiare, ci sono sembrate forse un po' pretestuose, e mi ha fatto piacere vedere che parte di queste pregiudiziali mi è sembrata caduta nel dibattito di oggi e nella presentazione che ha fatto il consigliere Mumolo, trovando appunto inutili le divisioni su temi che invece dovrebbero farci sentire molto più uniti. E quindi ne abbiamo proposta una che a noi convince anche più dell'altra, perché questa volta è una commissione permanente. Ne avevamo parlato anche l'altra volta, dicevamo appunto che come in un certo senso, per quanto meritevole, per quanto diamo onore al fatto che ora di queste cose se ne può parlare e se ne parla dando il giusto spazio al dibattito, però ci sono 4 anni di ritardo rispetto a quello che proponevamo già nel 2011, che la stessa cosa non si ripercuota anche sulla commissione che noi proponiamo, quindi una commissione permanente che si occupi di legalità. Tenete presente che se basta controllare molto velocemente il sito della Regione per renderci conto che sotto le 6 commissioni, le 5 permanenti e quella sui diritti, non compare mai il tema della legalità, cioè non compare mai come delega, come competenza di alcuna commissione, pur avendo però un assessorato che ha le deleghe, eppure essendo appunto ormai incalzati dalla cronaca nella necessità di trovare anche uno spazio in cui anche l'Assemblea legislativa, quindi anche i consiglieri, possano far convergere le proposte e che sia in qualche modo incardinata anche nell'Assemblea legislativa. Ecco perché noi non capiamo bene per quale ragione, ad esempio, la consulta degli Emiliano-Romagnoli nel mondo debba rientrare tra gli organismi dell'Assemblea e, ad esempio, l'Osservatorio non debba rientrare. Detto questo, abbiamo visto tanti margini in cui ancora poter discutere insieme, come è stato ribadito dai miei colleghi, non ultimo la costituzione automatica di parte civile, che ci sembrava quel superamento dell'interpretazione volta per volta discrezionale delle parole degli atti legislativi, il valuta a seconda del momento, a seconda dell'occasione, se costituirsi o meno, e andavamo invece verso ad una posizione netta,
perché ogni volta quindi che in un processo sono coinvolte questioni di mafia non si facevano sconti, non si faceva eccezione. Su questo speriamo di poter riaprire una discussione costruttiva, magari, chissà, proprio all'interno di una commissione permanente sulla legalità. Quindi io mi auguro che l'attività per il contrasto all'illegalità non finisca qui e che si proceda presto, ecco, come abbiamo detto, nella redazione di un testo unico sulle norme volte al contrasto della criminalità organizzata, si metta mano anche alla materia degli appalti pubblici di competenza della Regione per rendere questo settore molto più sicuro, soprattutto per quanto riguarda i subappalti, cosa che è stata sollevata diverse volte in questa Assemblea legislativa. E spero di trovare la stessa apertura nei consiglieri, nei colleghi di maggioranza dell'Assemblea per l'ordine del giorno che abbiamo appena presentato, che è simbolico ma trovo che sia molto significativo ed è simmetrico con la decisione di alcuni comuni, il comune di Modena e il comune di Bologna, di dare la cittadinanza onoraria al giudice Nino Di Matteo, in cui chiediamo alla Giunta di indicare come membro onorario della consulta regionale il magistrato Di Matteo. Grazie.